Obiettivo elezioni europee, ma la campagna elettorale si gioca anche sulla politica interna. Grillo sferra l'ennesimo attacco al Premier, vive di politica, scrive il leader 5 Stelle, che posta le foto di un giovanissimo Renzi con De Mita e con Andreotti. Poi contro il taglio del Senato, è incostituzionale, insiste Grillo, che conclude piuttosto Renzi, tagli se stesso. Segue l'intervista ad Oliviero Toscani, durissimo, manca una rivoluzione col sangue, l'Italia è un paese corrotto, corruttore, corruttibile. Ma oggi per il popolo grillino è il primo turno per votare online gli aspiranti candidati alle europee. La base insorge, non si capisce dove e come esprimere il voto e soprattutto troppi candidati, 4.500 in tutta Italia e troppo poco tempo per visionare i curriculum, urne aperte soltanto per 11 ore. Come prima scrematura per evitare che si facciano cordate. Dai meetup c'è chi protesta, pochi attivisti, a tentare la carta europea persone vicine ai parlamentari e collaboratori come quello della senatrice Paola Taverna. Tutti dentro, un po' come hanno fatto i partiti tradizionali? Beh, è un po' diverso perché comunque poi uno si deve fare anche eleggere nelle parlamentari, non sei già in lista. No? Si concentra sulle europee, anche la Lega che presenta il nuovo simbolo. Basta euro per liberarci dalla gabbia, per uscire da questa gabbia di matti, per riprenderci il controllo della moneta, del lavoro, del futuro e per dare speranza ai giovani. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, chiede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, mentre SEL spinge sulle riforme avanti con il superamento del bicameralismo.